vedere questo spettacolo e riempire la sala. Certo, gli errori ci potranno essere, però non abbiamo voglia. Intanto, ecco a voi Sebi, Luciano, Enzo, Paolo e Pe. Venga questo, domani me lo riporto.
Avanti il terzo.
Vabbè, Mario, come ti dice oggi? Ma questo Mario? Ah, il gambo. Ma che pazzo? Sono freddi. Freddi? No, sembrava Nike. Non ci sta? Io ti do questo animale. Domani? Forse sta meglio per il resto. Avanti il quarto, ma come ti dai il quarto? Paolo! Thank you.
ti devi fare l'applauso, inutile, se metti di là. Dall'altra parte! Ancora, ancora, muovi, avanti, avanti, fermo! No, basta. Potete essere qua, fate apposta, secondo me lo fate apposta. Vi do un bel taglio, cacca! Volo, sono saluti un bel taglio. E quello mi fa così, certo! E poi faccio, vabbè, va, vi do un foglietto, lo faccio. Quello mi fa il motore, quello sì. Penso, adesso vi ho detto, quello che si investe, è cieco. Si è investito con la terra, cavolo! Ma adesso, io vi ho detto di fare una cosa semplice. Di prendere le mani, mettere la sestrina, e fare così! Enzo! Enzo! Disgraziato! Marco! Marco! Ma vai a preparare la valigia. Quale valigia? Per il Brasile, dove? Ma quale in Brasile? Non ci puoi andare in Brasile, non ci puoi andare più. Perché è arrivata una cartolina. Dal Brasile. Sì, quale Brasile? Questa cartolina ti farà diventare uomo. Perché finora è così. Sei un uomo, ma ti forgerà il carattere, perché devi andare a fare la visita militare. Stai attento, figlio mio, perché sai, ci sono i bici, i brodi, i tranelli, i trabocchetti, domande col trucco. Non ti fare fregare! Mi raccomando. Va bene, va bene. Spazio subito che te lo so. Ma devo partire, va? Su, vedi, scappa. Scusa, vedi. Vedi, 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 scappa, scappa, un po', scappa. Come stanno facendo voi? Oggi mi urta proprio. Se ora ci sono i siciliani a fare qua una visita, c'è i sicuri, i carabiti, cioè proprio. Non ne hanno. Cosa ci possiamo fare? Certo, mica le fatti due. C'è scritto non bussare, lui bussa. Ma che gruppo è? Entri il gruppo è. Tragedia non le faccio, si metta lì, saluto! Traiamo la morte e facciamo le cose come si deve. Adesso mi dica il suo nome. Paolo! 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 Cancella! Lei non mi deve dire il nome. Ma è il nome di lei! Senta, a me in giro mi ci prende un po', qua femmina non ce n'è, quindi lei non c'entra! Ma vedi, femmine tu! Mi dica, come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? È scritto! Perché tu conosci uno che si chiama come si chiama? Tuo cugino! Beh, come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Cancella, cancella! E mi dice, sua madre è piccola, come la chiamano? Mamma! Mamma! Lei mi deve dire sua madre, a te! Come ti chiamavano quando eri piccolo? Uno per chiamarsi così, o è arabo o è un formaggino. Cancella! Diciamo, prendi la cartina, la prenda, su questa parte c'è la fotografia, la sua fotografia, non lo spero. Dalla parte sinistra c'è scritto nome e poi. Ah, me lo devi dire prima, devo dire Enzo! No, ma me lo dico io, ma lo doveva dire lei! Ma dov'è questa femmina che non la vedo? Questa lei! Oh, che c'è, fatela entrare, no? Mi chiamo un pochettino. Va bene. Senta per fuori. Saluto al tenente.
Mi dica il cognome, per favore. Andrei. Come va? Sono 300 domande. Lenti, mi dica il cognome, il suo cognome. Andrei. Sì, un'altra volta. Il cognome, mi dica come ti chiami il cognome. Mi chiamo di Andrei di cognome. Ah, Andrei. No, rimani. Andrea. No, no, rimani. Andrea. Segretaria! Segretaria! A posto! Allora dimmi che conosci un paesino che si chiama Se sono qua sono nato. Ci abita il mio cugino. Lei mi deve dire dove è nato. All'ospedale. E questo è logico, tranne se non sei una pepola, perché questa non è la stalla. Lei mi deve dire a me. La città dove va? Ah, Carla Bibi? Carla Bibi come di gioco. Bibi, basta. Bibi. Via. Bibi, per un pane, ti schiaffo le imbecille di prima. E mi ha detto via, me ne sono andato. Io ho detto via, ho detto. E andiamo per cretino di prima, il cuore. Cretino e imbecille di prima. Forse l'inglese siciliano, forse la cosa si può chiarire. Lei, Martini, buon nenere. E bicchiere! Educate ragazzi, che bella nella bottiglia! E tu sei un buzzurro! Dite a me, la via dove lei abita. Ah! Via dei fermenti lattici vivi! Via dei fermenti lattici vivi! Rongo Yomo! Numero? Eh no, perché sono attaccante, preferisco. Non lo metto, ma lascia perdere. Senta, mi dica il gruppo. Gruppo sanguigno. Peso! Dice peso, ce l'ho qua sopra lo stomaco, non so guardare!
a me mi serve, se non ci viene qualcuno non faccio niente, lo faccio aspettare quando mi piace a me. Anzi, ora senti, dico, ci facciamo una bella giocata a carte, almeno ci passiamo il tempo, ci prendiamo lo stipendio. Ma dove? Vabbè, per uscire, non lo so, comunque, mezz'oretta. Ce la facciamo, mezz'oretta ci facciamo una bella briscola. Ma oggi non ci faccio vincere. Vabbè, tanto dai, che cosa vinci? Per un cappuccino mattina. Ma chi è che bussa la vostra? Non è adesso deficiente. Senta, faccia la fila fuori. Non c'è nessuno. Senta, faccia la fila e basta. Non dica la fesseria e faccia la fila. Ma se non c'è nessuno che fila. Dica, dica che fa la fila. Deve fare la fila. Faccia la fila. E c'è anche il cartello, va, per quelli di Carrapini. Dì, scritto, fazzi la fila. Fino a giunto il lavoro non si risponde. E quindi dicono che gli dare una roba. Senta, allora non ci siamo spiegati. Lei deve fare la fila, che viene qua, faccia la fila. Faccia la fila! Salve, sono la fila. Ma chi vuole prendere in giro? C'è un cartello gigantesco qua. Lei per pagare le bollette deve fare la fila. Quindi faccia la fila e non... Fatti la fila! Ma non c'è nessuno, che fila devo fare? Aspetti che si fa la fila e poi va la fila. Faccia la fila. Ladri! Ma di cazzo ci siamo? Perché non ci senti? No. Perché quando riscommetti?
Vabbè, mi scommetto 10 miei. Però me li dai. Te li do. Sì, però non hai concluso niente, sempre là, anch'io, cosa vuoi? Non sto vedendo niente, porca miseria, questa sera. Io ci si dà, non c'è un bravo. Lascia perdere, dai. Ma se mi continua a dire non vedo niente, Paolo. Ah, so che io 50.000 lire se ci vai, di nuovo. Oh, però non è che poi non me li dai. Te li do, veramente. Io faccio una bella figura. Te li do. Vabbè. E lì, oddio, di nuovo! Di nuovo lei! Ma la somiglianza è uguale! Ma lei è un maleducato! Mi deve... Ma porca me... Sì, le cacciano in base spostato! Sì, 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 sì! Colpi tu! No! Aiee! Andate a malare tutti! No, è cambio posto, porca miseria! Yeah. Sì, questo è il cacciano in base. Sono a casa tua, mi fa. Ma io ho posto la casa tua.
Perché? Perché comunque questa vendita, vabbè, l'abbiamo ah sì sì, è chiamate calzone. Sì, facciamo la sede. Cosa prendi? Noi abbiamo preso caffè, tu. Cos'è? Sì, uscite con Salerno. Vabbè, quattro caffè. Quattro caffè. Quattro caffè mi c'è più un mulo qua. Niente a dire, che senti? Vicente, come questo. Poi, se ne bevi tu però. Me ne bevo io, non ne preoccupare. A 18 è sempre questo. Ieri camminavo in Corso Genova. Le pallonate di Seppi. Qua è bello. Ecco lì. E mi hanno fermato due montagne. A quest'ora? Sì, a quest'ora. È una speciale. Sì, una speciale. Senta, ma se ne va a leggere lui si fa il porticchiaro con le portinaie, preciso. Oh, è chiaro da dire con le portinaie. Sì, lo fai. Sì, lo fai. Sì, lo ragazze. Ma non finivo mai, due facciamo stare i dettagli, comunque. Questi quasi quanti mi fanno, how are you? E io fanno, my name is Seppi. Senta, ma se ne va, c'è invece qua il DJ, quale c'è? Oh, da cosa va con il DJ? Che è questa maniera? Ma se ne va con il DJ? Ma, se me lo offendo. Che me lo offendo? No, ma è un po'. Mi sentite? E questi qua che cominciano, oh, io c'ho my name is Seppi, quale conosciamo? Facciamo qualcosa, ma che se vuoi, a casa mia, veramente, e lo vendo. Il modello. Arriviamo alla festa, arriva la scuola. Se la vuole andare! Dico che se c'è un tempo, questo deve far vingare un nome di ogni. Hai visto? Hai visto se non cazzo? E sei un cretino! Hai fatto piano, perché devi offendere? Hai fatto piano! Hai preso le quadrine, sei messo a fare! Ma dai, che tempo, sei un bisogno disgraziato! Oh, buono! Ballerine! No, no! Ah, hai visto come compagnia? E allora che sei vincente? Oh, ma che sei vincente? Perché l'hai detto prima? Ah, della questura! No, prima, prima! No! Hai detto bene! Hai visto? Ho detto io! Hai detto tutto come gli uomini! Oh, calma! È gelosa questa, di me è gelosa! Dillo che sei gelosa! Ma sentilo! Mia moglie! Tua moglie! Ti tradisce tua moglie, non c'è caffè! Tua moglie ti tradisce! No, no, anzi. Lo sapevo io! Anzi! Lo tradisco io! Pensi! Ah, non lo fai! Schifoso! Schifoso! Quello che lo sa, non lo stai consenziendo! Allora lo piace! Ho visto lì! Ha ha ha!
studiando storia, amore? No, lo studio. Lo sto già! Lo sto già! Pronto? Sì, la standa, chi? Chi è? È pronto, mettere un azzurro? Sì, cosa le serve? Un letto, un mobile, cosa le serve? Ma che dov'è? Che numero è la standa? Lei ha fatto 196, 196 è la standa. Mi scusi. Sì, prego. Pronto? Attende in linea, prego. Buonasera, senta, lei vuole parlare con Titti o con Mario? Mario! Oh! Ciao piccolo mio. Pronto? Ma chi stai telefonando? Era mio compagno, stai zitto. Ma sicuro? E zitto! Sì, chi è che parla? Pronto? Sono un bambino. Sì, noi siamo al telefono azzurro. Mio padre mi dà botte. Dove? Nel ginocchio e nella schiena. Il motore, dove sei? Ah, via dei Virtilli 4. 4? A me stiamo arrivando. Subito, padre, perché mio padre è qua dietro e mi do botte. Vabbè. Ma te subito! Si può che non fa niente. Che? È la porta. Prego, che cosa? Ma sera. Prima lettere sono. Sì. Ma che succede? Cosa è? Mio padre mi dà botte. Ma vai, c'è uno che ti cerca! Chi? È uno del telefono azzurro! Cosa? Anche tu mi importa! Cosa? Sono baffuta, eh? Sono baffuta, sempre cresciuta! Allora! Sto figlio mi ha chiamato! Mi danno botte! Minuto. Sì, più IVA. Ma chi è IVA? È gratuito. Ma chi è lei? Buonasera, Franzurro. Che cosa vuole? Mi ha chiamato suo figlio, dice non è la picchia. Ma dove? Ma tu mi picchi, le vedi? Ma che mi picchia? Mi picchia! Mi picchia! Ma che è stato? Ma faccio! Ma che è stato? Enzo! Davanti un consulente del telefono azzurro mi avete picchiato un bambino. Ma lei stai scherzando? E che stai scherzando? Ma lo sa lei perché non lo picchiamo? Dimmi. Perché? Perché ci dico lei? Non voglio studiare! Ecco, non ci credo. Lo studio, lo studio. Dillo che vuoi studiare. Non voglio studiare. E allora vuole lavorare. Voglio fare un tra. Hai visto? Capisco! Vabbè, ma non per questo devi alzargli le mani, dai, insomma. Lo stesso anche altri modi. E come? Vabbè, certo, la violenza non è che non sia buona, però va, con un bambino, va, beh, basta poco, ma ti do le caramelle, studi? No. Ti do 5 milioni di studi? No. Studi. Non ti... Guarda, io ho trovato un metodo, che se lo spacco nella schiena e nel ginocchio, forse studi. Vuoi studiare ora? No. Questo punto subentra a metodo Iannuzza. Mia nonna, tempi che ero io, ero piccolino, io camminavo zappavo, c'è piccolino, mi chiamava, almeno io qua. C'è la mamma. Vuoi studiare io? No. Ma le cano? Senti, e mi diceva sempre. Dopodiché mi tirava il cappello, perché io usavo sempre il cappello, mi tirava così. E diceva, sono io che ci ripeto. Se li devo parlare, dai, sì, ma non funziona. Ma sì, è scandalato, non lo so. Studiare ora. No. Ah, ti ha fatto! Ha fatto un padre! Ma faccio! Ma scusa! Mi guendo, studiare, capito? Da studio! Disgraziato! No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Un attimo che sangue. Che cos'è cagare? Che cos'è? Che deve l'azzurro! Hanno pubblicità in televisore, fanno! No, 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 no
Vai al telefono azzurro, accendo Inox, un colpo di questo spezzo della scheda un dinosauro. 10.000 lire si coprono di nuovo. Io. Allora. Questa è quella per lo stadio. Questo qua ci sono così. Il prezzo buono all'uscita. Due colpi, velocità 30 millesimi secondi. Primo colpo al ginocchio. Secondo colpo alla schiena. Non si fa niente qua. Poi prendi la testa. Guardi, te lo domando. Studia ora. Sta bombo. Sebi, Luciano, Enzo, Paolo e Peppe. Sarà una scena inventata da loro di bambole tutta sul Natale. Vediamo cosa succede nelle notti in cui Babbo Natale porta i sogni ai bambini. Però dai! No! Dammelo! No, è mio! È mio! No, c'è stato fratello! Lì racconta il tempo di te, lì racconta il male. Sì, è piccolo per subire. Questo è antironismo. Vabbè, antironismo, sta parlando. Guardate che io anche se sono 5 anni più piccolo di te, ti rompo in due. E facciamo la scommessa avanti, ti metti con le gambe così, ti mettiamo a cacci in mezzo alle gambe. Chi cade primo perde. E chi comincia? Io. Comunque, dipendiamo se di migliore sono. Sono quasi meno 6. Ora viene lo zio. Ora comincia la solita storia. Sempre. Grande Fana, Babbo Natale, Aslitta, Isen. Ah, lo sport, Sierra Miss. I tre maghi. I tre moschettieri sono. Ma perché non è tutti i moschettieri? Perché non le visse prese nostro che ci sono. Ma non c'è ancora lo socio. C'è anche questi maniera senza di Garcia perché deve essere anche zoro. Vabbè, madonna. Guarda cominci. Comunque. Chi è? Beppe, apri! Sì, io ti apro solo se mi dici come si dice bagno in inglese. Bagno, apri! Va bene. Casa. No, apri tu, va. Chi è? Stimatore, si incontra. Chi è? Ma io chi? Lo zio. Ma lo zio chi? Lo zio bambino. Ma chi sei? Dimostramelo, dimmi chi sei. Tu senta, hai una cicatrice nella gabba. Aspetta, entra, va zio, per favore, io lo volevo pregare. Ciao, tipo di miei. Ciao, zio. Lì c'è un dente. Sto preparando un piccolo riassunto. Lui non l'ha fatto, bravo. No! Un riassunto, quello lo chiami! No! No! Ma ci viene fuori tutta questa cosa! Vabbè, però una sintesi. Sintesi. Il succo, non la sintesi. Va bene, come sapete ora avere un Babbo Natale. Babbo Natale è un uomo con la barba vestito tutto di rosso, con la slitta, le renne, che sale sopra i denti, porta le gambe. Mi raccomando, non si fate conoscere. No, sì, come fate il delinquente, uno storico? No, perché la squadra, te dicevano qua. Sì. Vabbè, devo andare. Vai, vai, zio, tranquillo. Vai, vai. E ora si traveste, la solita storia. Oh. Tu non sei Babbo Natale! Non è una prova? No! Sì, cioè! Non sei Babbo Natale! Io sono
Allora, io non puoi scrivere, come fa? Ah, zitti. Lui ha scritto. Io voglio, per Natale. Ma chi lui? Lui. Lui, lui. Un abbonamento a Topolino. Un abbonamento a Paperino e un abbonamento a Playboy, che non è cosa sua ma è cosa tua. Ma l'ha detto lui, a scavare. E in più vuoi... E visto che perde anche la barba! E va a Natale! E in più vuoi... Ma è malato sto E in più vuoi un moce Mileto! È vero, hai visto! Ma ho vigliato, ma come sei cocciuto? Ma non voglio vedere la parola, era il tempo in costruzione! Vuoi un tutù? Non è bello. Una rosa con le scarpe bianche. Hai visto? È il Babbo Natale. Vabbè, ma hai vigliato di trovare. È mio. Non l'avevo fatto. Ma non è mai poi male. È tuo, è un cappello con le frange. Hai visto che hai sbagliato? Sei un grande. Sei un grande. Non sei Babbo Natale. È una bestia. Scusa, puoi passare. Vuoi un paio di stivali con le frange. Sto sbagliando. Però un giubbotto con le frange. Ecco, hai visto? Hai vigliato. No, 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 no. Ma chi l'ha? 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 Ma chi l'